Dal gennaio 2022 lei sarà nuovo presidente di AIPO. Quali sono le prospettive future della pneumologia? Beh, sono quelle innanzitutto della rinascita dopo questo momento terribile della pandemia che ci ha visti coinvolti in modo pesante nella gestione di questo tipo di pazienti. Ma la pandemia, come tutti i momenti di crisi, deve poter insegnare qualche cosa, quindi poterci insegnare come sviluppare ulteriormente la pneumologia. Abbiamo dimostrato in questa fase di saper gestire l'insufficienza d'organo in modo appropriato, quindi poter mantenere queste competenze acquisite sviluppando le terapie semintensive respiratorie, ma proseguendo anche con lo sviluppo di quello che è tutta la metodologia tecnica che oggi abbiamo in pneumologia, dalla fisiopatologia respiratoria fino all'interventistica bronchiale, alla metabolomica, alla genomica, alla trascrittomica, quindi uno sviluppo ulteriore della nostra branca, che è una branca importante, e l'abbiamo visto proprio in questo momento pandemico, per i pazienti con malattie respiratorie virali e non virali. Poco prima della pandemia la pneumologia sembrava quasi in regressione, non tanto per noi pneumologi quanto per i regolatori che pensavano sostanzialmente che potesse essere una branca di secondo livello rispetto ad altre. La pandemia ha dimostrato invece che è una branca importante da sviluppare, da mantenere assolutamente attiva. La pandemia di per sé poi cosa insegna? Beh, la storia dell'umanità a volte si dice che la storia non insegna, che la storia non è maestra di vita. E in effetti nel passato abbiamo avuto tantissime pandemie, non soltanto l'influenza spagnola, ma abbiamo avuto la peste, abbiamo avuto il colera. Addirittura per il colera si diceva che bisognava stare chiusi in casa, bisognava evitare di andare al ristorante o al massimo in quattro persone distanziate, che le persone malate non ricevevano i familiari in ospedale, i familiari si lamentavano per questo, che quando qualcuno decedeva i familiari non potevano andare a seguirli al cimitero nella processione classica che si faceva. E questo era il 1800, ma se pensiamo anche alle grandi epidemie di peste, nel 1500 un medico siciliano aveva scritto che la peste si cura con oro, fuoco e forca, dove per oro si intendeva dare i soldi per poter comprare il pane a chi non poteva lavorare in quel momento, il fuoco bruciare gli indumenti degli appestati, quindi sanificare la sanificazione, e la forca, la galera, il ferro, la galera, perché le persone che non rispettavano le regole. Quindi la storia ci insegna che dovrebbe insegnarci. In realtà molto spesso noi ci dimentichiamo degli insegnamenti della storia. Speriamo che questa sia la volta che quantomeno che dal punto di vista delle malattie infettive trasmissibili che possono determinare pandemie come questa, si possono avere precauzioni per il prossimo futuro per evitare la ripetizione di questo dramma che è successo in tutto il mondo. Non perdere questa esperienza che si è fatta con la pneumologia, creare delle reti con la pneumologia che deve spaziare dal territorio fino all'ospedale. Il territorio perché? Perché il territorio è altrettanto importante dell'ospedale, l'abbiamo visto anche proprio nella fase pandemica. La mancanza del territorio molto spesso ha portato il paziente direttamente in ospedale determinando poi le infezioni. Ma il territorio serve anche nel futuro per le malattie croniche. In campo respiratorio avremo tantissime malattie croniche, la BPCO sarà la terza causa di morte, è la terza causa di morte in tutto il mondo, con un impatto economico altissimo. Non possiamo pensare di seguire la BPCO solo negli ospedali, abbiamo bisogno di specialisti pneumologi nel territorio. La fortuna in questo momento che a livello ministeriale si è deciso l'aumento molto importante dei futuri specialisti in malattie dell'apparato respiratorio. Questo farà sì che tra circa 4 anni avremo una grande quantità di specialisti pneumologi in Italia che potremo allocare sia negli ospedali che sul territorio proprio per cercare di creare queste reti. Quindi l'auspicio è che il regolatore nazionale possa seguire quello che sta facendo in questo momento, non disperdendo quello che di buono è stato fatto finora.